Quanto sono stanco se così. Beh, ciao amici, io sono tipo nuovo un pochino e niente, da un po' che ci sono di fare video, però qua non mi piacciono mai e niente. Quindi oggi di cosa parleremo? Pensate un po', parleremo delle novità della patch 2.67. Allora, non sono molto, sono molto. Allora, non sono molte le novità, ma ce ne sono due, più che altro una, poi sono delle mini novità abbastanza grosse. Allora, la numero uno, la patch, oddio, la cosa più grossa è, ovvero, che le ricordate lo squalo? Dice ciao ciao allo squalo perché è diventato una prigione. Una prigione e niente perché, a causa della scelta, che secondo me, boh, era un po' truccata, perché molte, ho visto che molte persone hanno scelto ombre piuttosto che spettri, ma alla fine è diventato lo squalo è diventato degli spettri e niente. E adesso, indovinate un po', lo squalo è una prigione, ma wow, ma e quindi dite ciao ciao alla villetta e dite benvenuto alla prigione. Come seconda novità, posso alzare la fotocamera, ma dettagli. Come seconda novità, è una piccola novità, ma hanno aggiunto verso rapide rischiose degli ostetti. Ok? Degli ostetti, niente, li puoi prendere e lanciare. Beh, niente male. Come terza novità, hanno aggiunto al lago Lamido quel palazzo, ricordate quel palazzo che veniva sempre distrutto nel capitolo 1 a Pinnacoli Pendenti? Ecco, ce l'hanno messo, hanno messo questo palazzo a Pinnacoli e niente, una novità carina. Ah, e l'hanno messo, non hanno messo innanzitutto in due luoghi. L'hanno messo tipo immagino della mappa, no? Al lago Lamido e poi qui c'è quell'altra mappa che è quella vicino allo squalo, no? Quella sorriso. Come quarta era la quarta, vabbè, come quarta quinta novità, abbiamo questa, ovvero che è molto una novità molto piccola, ma che hanno aggiunto l'agenzia sulla bandiera dell'agenzia, quella centrale, i pantaloni di Deadpool, i pantaloni di Deadpool. Perché no? Come quindi sesta novità abbiamo una novità un po' piccolina, ma alla fine è carina, ovvero un nuovo stile di Deadpool, più che altro due, e lo stile X-Force di Deadpool. Aggiungeranno due nuove skin dell'X-Force e più nuovi stili di Deadpool, ovvero Deadpool con forse devo mettere sopra l'immagine qui, e insomma c'è Deadpool con la tuta grigia e nera. Sia con la maschera che senza, e niente, l'ho trovata molto carina. Forse, non so, ditemi voi nei commenti quale stile preferite: se Deadpool normale o Deadpool X-Force. A voi la scelta. Ok, basta. Quindi ho il tempo per votare. Niente, queste sono tutte le novità della patch 2.67. E niente. Ci rivedremo in un prossimo bellissimo, fighissimo video con me.